Ai suoi ordini, generale Ellie! Buonasera, signore. Capitano? Mi spiace molto disturbarla a quest'ora, signore, ma abbiamo rilevato un segnale non codificato piuttosto insolito. Ho pensato che volesse contattare. Sì, d'accordo. Andiamo a vedere. Riposo. È stato intercettato a 22:20 al largo della costa dell'Oregon. Richiesta di identificazione senza risposta. E la traiettoria iniziale? Intorno a sud-sud-est. E se si trattasse solo di un aereo o del collaudo di un missile? Negativo. Effettivamente molto strano. Attenti! State comodi. Il rilevamento è 0.319. Il bersaglio è scomparso dallo schermo a 22:26 ed è atterrato nelle immediate vicinanze. Questo lei non lo può sapere. Signore, abbiamo effettuato la triangolazione e abbiamo concluso che l'impatto si è verificato 200 miglia a est di Lincoln, nel Nebraska. Oh mio Dio! Questo è incredibile. Nessuno potrebbe fare una manovra del genere. E va bene. Tenete. Voglio che inizi a scrivere il rapporto immediatamente. Usi i nastri radar come informazioni supplementari. Negativo. L'oggetto che ha rilevato non era che un meteorite. Ed è quello che scriverà nel rapporto. Mi scusi, signore, ma col dovuto rispetto, un meteorite non si alza né cambia direzione. Lo ha visto anche lei sullo schermo. Tenente, io ho visto un meteorite. Le anomalie riscontrate potrebbero essere dovute a un errore del computer. Suggerisco a voi tutti di controllare le apparecchiature. Una cosa del genere non deve ripetersi. Capitano, lei cancellerà quei nastri radar immediatamente. Signor Sim, ai suoi ordini. E darà istruzioni ai suoi uomini di non parlare di questa faccenda con nessuno. Siamo intesi? Signor sì. Qui parla Henley. Codice Foxtrot Tango Whisky Delta Tango. Abbiamo una conferma Angelo, ripeto. Una conferma Angelo con impatto. Settore Midwest. La procedura Zebra, ecco, Zebra è già cominciata.
Ne vuoi ancora? Fuori si gela davvero. E tu? Ne vuoi un altro goccio? È buono, non è vero? Oh mio Dio! Cos'è successo? Cara, cara, si sente bene? Carl! Portami qualcosa da metterle addosso! Coraggio, vedrà che andrà tutto bene. Venga, stia tranquilla. Si metta a sedere ora. Coraggio, si sieda. Lasci fare a noi. Ecco fatto, sì. Carl, dammi una tazza di caffè, subito. Deve coprirsi bene. Oh mio Dio, come si sente? Adesso è tutto passato, cara. Coraggio. Va tutto bene, stia calma. Qui al sicuro. Stia tranquilla. Vuol dirmi dove abita? L'hai mai vista prima, Bonnie? No, mai. E non sai cosa le è successo, di come è arrivata qui? No, non ha detto una parola. Forse è meglio portarla subito da un dottore. Hai ragione, venga. Andiamo. Non abbia paura. Venga. L'ospedale più vicino è ad Alliance. Ad Alliance? Esatto, è lì che abita. Signora, non faccia così. Vuol farmi spaventare? Sapere come mi chiamo. Ora mi ricordo. Mary Wilkes. Molto bene. Molto bene. Lei sa dirmi anche dove abita? In una fattoria. Poco fuori Northgate. Ma è più di 30 miglia da qui. Come ha fatto ad arrivare così lontano? Non lo so. Cerchi. Non lo so, lo so. Non me lo ricordo. Mi accompagni a casa, per favore. Sì, va bene. Adesso l'accompagno a casa. D'accordo? La porto a casa. Senta, vorrei almeno accompagnarla dentro. Voglio parlare con suo marito. Ecco, lui non è qui. È a una gara d'autotreno in Colorado. Sono molto stanca. E il mio bambino è in casa da solo. Grazie. Ok, farò rapporto con quello che so, ma deve promettermi una cosa. Sì. Non appena le tornerà in mente qualcosa, qualsiasi cosa, voglio che contatti la polizia locale. Senz'altro. La ringrazio.
Centralino. Sì, sì, senta, c'è un furgone della compagnia telefonica proprio sotto casa mia che fa un gran baccano e sono le 3, se ne rende conto? L'ufficio è chiuso, signora, apre domattina alle 9. Le do il numero così se vuole presentare il reclamo. Neil, ho bisogno del tuo aiuto per una delle mie pazienti, Leslie Hahn. Ultimamente ha avuto degli episodi dissociativi molto insoliti. Qual è il tuo parere? Sono incerto. Potrebbe essere rimasta vittima di un abuso sessuale. Le ho dato il Clonipon, 1,30 mg 2 volte al giorno. Sembrava che facesse effetto. Invece mi ha telefonato questa mattina presto, non erano ancora le 6. Era in preda al terrore. Mi è sembrata esaltata, paranoica. Per che motivo? Mi ha riferito di essere stata assalita questa notte. Era confusa. Mi ha detto che c'entravano i tecnici del telefono. Forse è meglio procedere con l'ipnosi regressiva. Vorrei parlare con lei prima. Dalle il mio indirizzo. E dille di venire alle 8. Grazie. Ah, lo faccia entrare. Buongiorno, dottore. È da un po' che voglio parlarle. Ho saputo che ha buttato fuori un'altra delle mie pazienti. Di questo abbiamo già discusso. Non si tiene qualcuno in ospedale psichiatrico solo perché si comporta in modo strano. Dovremmo curare mezza città. Quella donna urinava nelle gratte del metro. Si metteva davanti al Neyman Marcus cantando oscenità. Ha tirato un pompelmo in faccia a un bambino. Cosa deve fare? Sparare al presidente? Neil, lei è un medico molto preparato. Ma prima di lei la durata dei ricoveri nell'ala est era di 2 settimane. Adesso siamo a 4 settimane e mezzo e questo per me è inaccettabile. So io cosa serve ai miei pazienti. Non devono essere intontiti di aldol o dimessi prima che siano pronti. I suoi sistemi a me non piacciono. Sono decenni che il nostro centro medico opera con successo, dottore. Ben prima che arrivasse lei sul suo cavallo bianco. Ho 4 pazienti da ricoverare subito e per loro non ho posto. Perciò mi servono 2 letti nel suo reparto. Deve essere lei a scegliere chi dimettere. Ma entro stasera. Non c'è altro? È tutto. Devi sbrigarti, Tim, se no farai tardi a scuola. Mamma, quando ritorna papà? Presto, tesoro, presto. Che marmellata vuoi sul toast? Di fragola. Presto quando? Beh, telefonerà stasera, così potrai chiederglielo tu stesso, ok? Non è niente, non importa. Ora ne faccio degli altri. E che marmellata ci vuoi sopra? Allora, per un pezzo, bambina! Sei sempre la solita armata! Sei proprio un milione da me! Sei rimorchiata della sua merenda! Smettila, smettila! Vai, smettila! La maestra
Mustang. La partita è giunta a una svolta. Se Smith viene eliminato, il risultato è compromesso. Ecco, ora è pronto per lanciare. Leslie, sono il dottor Chase. La prego, entri. Io... a volte mi sento molto spaventata. Come se qualcuno mi osservasse. Come se mi seguisse. Come se mi pedinasse. È da quando ero piccola che non mi sentivo più così. Di questo ha parlato al dottor Terracello? No. Non del fatto che mi sento osservata. Avevo paura e pensasse che sono pazza. Io non lo so, non lo so. Forse, sì, forse sono proprio pazza. Leslie, nemmeno io sarei in grado di azzardare una diagnosi. Possono esserci dei motivi. Il dottor Terracello mi ha parlato di qualcosa che riguardava dei tecnici dei telefoni. Ma sì, sì. Sì, è stato terribile. Ecco, sto ancora tremando. Mi racconti? Io abito in una casetta isolata a Venice. Il mio ragazzo, Ray, lui fa il poliziotto ed era di turno ieri notte. Così io ho pensato di andarmene a letto un po' presto. Sapevo che sarebbero venuti a prendermi. Volevo scappare, avrei voluto gridare. Mi sentivo come soffocare. Io non ricordo molto altro. Ma so che loro sono entrati nella mia casa. Come? Non lo so. Ecco, non riesco a ricordare, non lo so. E lei ha riconosciuto qualcuno? Si ricorda che faccia avevano? No, allora non ha capito. Non avevano la faccia. Questa è l'ultima cosa di cui mi ricordo. E alla fine mi sono svegliata. Nuda sul divano. Stavo male ed ero scombussolata. Oh mio Dio! Ho pensato che quell'orologio non funzionasse bene, ma quello della cucina faceva la stessa ora, perciò questo significa che in tutto erano passate perlomeno 3 ore. E non ricorda più niente di ciò che è accaduto? No, c'è un buio totale. C'era qualche segno di effrazione? Voglio dire, alla porta, alle finestre? No, era ancora tutto chiuso. Cosa mi sta succedendo? Io non riesco più a dormire, poi mi viene da piangere senza motivo. Non sopporto di essere toccata nemmeno da Ray. Lui non sa cosa mi succede, io non so come spiegarglielo. La prego, dottor Chase, per favore, lei deve aiutarmi. Mamma, prendiamo anche dei biscotti. A papà questi piacciono. Sì, però tuo padre vuole stare a dieta quando ha le gare. Oggi è meglio non prenderli, ok? Uffa. Un'altra volta. Signora Wicks! Come va la scuola? È una tal noia. Ehi, Timmy, come vanno i Dodgers? Niente lanci, e senza lanci non si vince. Come mai ti piacciono tanto? C'è gente che li odia. Mia zia Lee mi ha portato a vedere i Dodgers quando ero piccolo. Ah, molto tempo fa, vero?
stai sanguinando. Questo ti è già successo altre volte? Soltanto quando ero bambino. Ah, già me ne ricordo. E hai avuto anche qualche mal di testa prima che ti succedesse? No, no. Naso che gocciola? Dei gonfioni? No, mai. Infezioni? Mi è successo adesso, così all'improvviso. Mm. Sì, ho capito. Guarda, guarda che cosa abbiamo qui. Cosa? Trattieni il respiro. Stai ferma. Ha visto qualcosa? Mary, adesso non devi muoverti. C'è qualcosa? Mm. Buona. Così. Oh. 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 Cos'è quello? Non lo so proprio. A prima vista sembrerebbe quasi un piombino. Oppure un pezzo di oggetto più grosso che si è rotto. Hai idea di come potesse trovarsi nella tua cavità nasale? Non lo so. Non hai avuto incidenti? Non sei caduta per caso? No, niente. Mm. È veramente molto strano. La causa dell'emorragia con ogni probabilità è lo spostamento di quel piombino. Ma potrebbe aver causato altri danni, non sappiamo da quanto tempo si trovava lì. Sono convinto che non c'è niente di serio. Non c'è infezione. Ma ti consiglio di andare da uno specialista la prima volta che vai a Omaha. Fra non molto penso che andrò da mia sorella a Los Angeles. Beh, ho sentito dire che ci sono un paio di dottori anche in quella zona. Ray, grazie, sono bellissimi. Avevo proprio bisogno di vederti. Cosa c'è? Leslie! Ah, salve, Ray. Per la mostra di antiquariato, credi che possiamo disfarcene? Rita, quel quadro è veramente orribile. Che cosa ne pensi, Leslie? Auto 124, prendere contatto con la centrale. Senti, forse dovresti abbassare la guardia e lasciarmi avvicinare. Solo per una volta. Ma io ti lascio avvicinare. Non è vero. Stiamo insieme da quasi un anno ormai e ogni volta che mi avvicino troppo tu ti tiri indietro. E lo stai facendo anche adesso. Mi dispiace molto, Ray. Scusami. È solo che sono un po'... Sono così stanca. Tentata rapina in Wellington Street. Io sono preoccupato. Non voglio che tu sia preoccupato. Ma lo sono. Senti, io adesso devo andarmene. Oh, ok. Sei sicura di volermi vedere stasera? Certo. Ah, sì, sono sicura. Ok. Allora ci vediamo. Auto 320, sì. Portarsi in Wellington Street. Auto 320, portarsi in Wellington Street. Ti ringrazio per i fiori.
scusatemi! Cosa state facendo lì? Rilievi geologici. Ehi! Ehi! Mi dica la verità! Cosa state facendo? Gliel'ho appena detto, signora. Un rilevamento. È un bugiardo! Lo sai che cosa penso? Penso che lei sia pazzo! Ha uno zoo qui dentro, il dottore! Uno zoo? È quello che ho detto! Vuoi dirmi cosa c'entra lo zoo? Si può sapere cosa c'è che non ti va? Quella lì crede di essere una volpe! Un altro parla col generale Patton attraverso i tubi del riscaldamento! Chi ha fatto entrare qui quei pazzoidi? Svegliatevi che è pronto il caffè, ragazzi! Ehi! Ehi! Sta attento come parli, stupido! Ho detto in festa la gira! Vedere! Non ci fa paura, Santiago! Bisogna spaccargli le ossa a quelli! Signor Baxmeyer, abbiamo tutti dei problemi. Stiamo cercando di aiutarci l'un l'altro. Perciò adesso lei si calmi. E lasci che Jim l'accompagni nella sua stanza, per favore. Grazie. Lo so. Non è giusto. Non doveva dire... È vero, lo so, lo so, lo so. Bene, signori, per oggi basta. Lasciate i vostri disegni sul tavolo. E guardate che ci sia il vostro nome. Signor Randall? Signor Randall? Vuole lasciare qui il suo acquerello, per favore? Ma certo. Perché no? Allora. Non mi aspetta una gran carriera artistica, vero? A me sembra interessante. Che c'è? A me lui piace. Lui mi piace, dottore. Crede che io abbia talento. Non gli dica che è la sola cosa che so dipingere. Lo vuole comprare? Oh, avanti, coraggio. Ne ho un baule quasi pieno nel mio armadio. Non oggi. No, eh? D'accordo. Luen. Luen, vieni, cara, ti porto a casa. Andiamo. Dipinge sempre questo soggetto. Ho gli esiti del test di Leslie. Ma allora? È tutto normale. Bene. Buona notizia. Neil, però lei è sempre più spaventata. È ossessionata da quell'amnesia temporanea. Io credo sia pronta. Ok, faremo un tentativo. Fissale una seduta a casa mia per giovedì sera. Stanno venendo da me. Riesco a vederli. Stanno arrivando. Chi sono? Chi sono, Leslie? Io non so chi sono loro. Non lo so. Che cosa volete? Mi fanno paura, vi prego. No, vi prego, non mi toccate. Non temere, Leslie. Non aver paura. Non sta accadendo adesso, fa parte del passato. No! Non avvicinatevi! Stanno passando attraverso il muro! Chiudi gli occhi, Leslie, subito.
Non sta accadendo adesso. Non sta accadendo adesso, Leslie. Fa parte del passato. Sei al sicuro. Siamo nel mio studio. Non possono farti niente, hai capito? Sì. Bene. Ora conterò fino a tre. E voglio che tu li guardi bene. E così potrai vedere più chiaramente le loro facce. Ma io ho paura di guardare. No, Leslie. Leslie, ricordati. Tu non ti trovi là. Allora sei pronta? Sono pronta. Bene. Uno. Due. Tre. Riesci a descriverli? Puoi dirmi che aspetto hanno? Loro non sono... Loro non sono esseri umani! Come sono fatti? Ecco, hanno dei corpi sottili e grigi, con grosse teste e grandi occhi neri. A me fanno paura quegli occhi. Leslie, tu sei ancora in sala da pranzo? No. Sono in un altro posto. Dove? Ora sono... sull'astronave. Oddio. E adesso invece vedo che ce n'è un altro che sta arrivando. E questo che aspetto? Io so che lui è il dottore. È così che ha detto? No. Ma so cosa sta pensando. E lui sa cosa penso io. No. Ti prego, no. Ora mi divarica le gambe. No, vi prego! No! No! Vi prego, no, non fatelo! Leslie, non sta accadendo adesso. Non sta succedendo adesso. Ora conterò fino a tre. E quando avrò finito, tu ti sveglierai. Uno. Ora sei di nuovo in quel posto. Riposante, piacevole e tranquillo. Due. Ti stai rilassando. Ti stai rilassando. Tre. Sei sveglia. Allora, come ti senti? Oh, io non lo so. Questi esseri di cui ci hai parlato, tu sapresti disegnarli? Ci posso provare. Bene. Vuole spiegarmi cosa sta succedendo? Insomma, chi è entrato in casa l'altra notte? Alieni? No. Fantasmi? No, certo che no, no. Vede, qualcosa è accaduto, ma potrebbe essere accaduto non nel modo in cui l'ha visto Leslie e non quella sera. Si riferisce a una violenza sessuale, per caso? È possibile. Già. Un'aggressione nell'infanzia, uno stupro o forse anche un incesto. È troppo doloroso per lei ricordare e quindi lo nasconde. Invece di vedere l'assalitore o gli assalitori, le vede
vede qualcos'altro. Capisce, la sua mente non è ancora pronta ad accettare quello che è avvenuto in realtà. Deve avere pazienza, lei, e capire quello che sta passando. Ehi. Tutto ok? Sta meglio? Sì. Bene. Lei mi ha domandato chi erano, dottor Chase. Questo non lo so. Ma so che cosa stanno cercando. Vogliono me. Qualcosa di me. La mia pelle. Il mio sangue. Ecco che cosa vogliono. E sono sicura che verranno ancora. Io lo so questo. Non puoi valutare solo un sintomo, devi considerare anche il resto. Malgrado la sua ansia, rimane sempre una donna concreta, efficiente e integrata. Se fosse psicotica, non sarebbe stato così facile ipnotizzarla. Davvero? E allora da dove arriva tutta la sua storia? Alieni su navicelle spaziali, piccoli esseri grigi con occhi neri e penetranti. Ho capito. Lei si sta inventando tutto, giusto? No, sono sicuro che non mente di proposito. Le sue emozioni sono molto reali. Avete mai avuto notizia di altri casi di amnesia temporanea? Di altri casi? C'era un tizio, Beach o Leach, un nome del genere, e bazzicava da queste parti facendo a tutti molte domande su questo tipo di cose, molto simili al suo caso, amnesie temporanee, eccetera. Domande sugli UFO? Già, credo che c'entrassero anche gli UFO, sì. Perfetto, è quello che ci serve. Bene, io credo che dovrebbe almeno parlare con quell'uomo. Darò un'occhiata in archivio per trovare il suo nome e se ci riesco lo metterò in contatto con lei. Buonanotte, tesoro. Domani rivedremo papà. Buonanotte. Guarda se ci sono i mostri, mamma. Ok. Qui non ci sono. Non ce ne sono neanche qui. E nemmeno qui sotto. No, non c'è proprio nessun mostro nascosto qui dentro. Perciò i bambini possono chiudere gli occhi e addormentarsi. D'accordo? No, me la lasci accesa, per favore. Sì. Grazie. Notte. Allora, Tim, che cos'è? Perché non parli stamattina? Perché non ho niente da dire. Non hai dormito questa notte? Che cosa c'è, Tim? So che c'è qualcosa che non va. Come puoi parlare? Guarda! Papà è tornato! Ecco il mio campione! Avanti, vieni qui! Ah, come mi sei mancato. Anche tu. E chi è questa qui? Ciao, caro. Un po' più forte. Ecco, così, così va bene.
Prendi quest'ora, eh? Attento, prendila. Ah, sei in gamba. Sei molto bravo, davvero. Guarda un po'. La più bella ragazza della contea. Mi chiedo chi l'accompagnerà fuori questa sera. Me lo chiederò anch'io se non corri subito in casa a cambiarti. Sarò pronto tra qualche minuto. Ok. Papi, dovete proprio uscire stasera. Ehi, campione, è giusto far divertire tua madre di tanto in tanto. E poi dovresti essere contento. Sharon ti farà compagnia. Bravo, Tim. Non andare, papà. Non voglio che tu vada. Ehi. Andiamo, figliolo. Ne abbiamo già parlato, no? Lo sai che la mamma e io ogni tanto desideriamo stare un po' insieme. Dimmi, tutto questo non è da te, caro. Che ti succede? Dimmi. È per la mamma. Che cosa ti ha fatto la mamma? Certe volte ho paura. Vieni qui. Sì, ho detto a Jimmy che ci potremmo sentire. Sì, ti dico. Le ha risposto proprio così. Te lo giuro. Almeno così lui dice. Ma perché? Che cosa c'è di strano, scusa? Credimi. Non ridevo così da tanto. Bene. Non so da quanto. Bene. Sono contento di vedere che ti diverto ancora. Mi è sembrato che le cose non vadano molto bene a casa. Ho fatto due chiacchiere con Timmy oggi. Mi ha detto che ha qualche difficoltà con te. Lui è... il ragazzo dice che è spaventato. Perché ha paura? Forse perché io sono andata dal dottor Alton. Chissà. E perché sei andata dal dottor Alton? Ho perso sangue dal naso. Lui era assieme a me, capisci? Insomma, era solo un po' di sangue. Ma si è spaventato. E perché di questo a me non hai detto niente? Perché era del sangue del naso. Non era niente. Mi farò fare un'altra visita quando andrò a trovare lì. E perché sei così nervosa? Che ti succede? Non succede niente, perché? Adesso non arrabbiarti. Beh, non devi arrabbiarti. Ti prego. Non è quello che pensi tu. Non lo è. Non ti mentirei su questo argomento. Cara, io so che non lo faresti. Ma voglio che ti ricordi sempre quello che ti ho detto. Se tornassero a galla quei vecchi problemi, io sarò sempre al tuo fianco, qualsiasi cosa possa succedere. Ok? Sta a sentire, mi è venuta un'idea meravigliosa. Davvero? Mm-hmm. Questa è una cosa da ragazzi. Non venivamo più qui da anni. Appunto, siamo in arretrato, non credi? I tempi sono proprio cambiati. Mi ricordo che bisognava fare a botte per trovare un posto qui. Domani c'è scuola, è per questo. Già, è vero. Però a noi non importava. Oh, è quasi mezzanotte. È meglio tornare. Bene, comunque vorrei venire qui ancora. Mi sembra di essere un ragazzo. Cosa stai guardando a quella stella lassù? Quella non è una stella. Le stelle non si muovono.
Beh, allora sarà un aereo o qualcosa del genere. Cosa può essere? Tesoro, ma perché ti interessa tanto? È soltanto... No, non è vero. Tesoro. Tornano. Tesoro, chi è che torna? Non c'è... sempre da me. Mio Dio. Tesoro, adesso calma, ti va tutto bene. Cara. Non voglio che mi prenda. Ma tesoro, qui non sta arrivando nessuno. Mary! 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 Mary, fermati! Tutto bene, Mary! Mary, calmati! Mary, calmati! Cara, non avere paura! Calmati, è un elicottero, calmati! Calmati, non è solo un elicottero! Non devi avere paura! È solo un elicottero! Era un elicottero, Mary. Aspetti qualcuno? No. Buonasera. Sì, lei deve essere Neil Chase. Oh, e lei deve essere... vediamo, la moglie? La fidanzata? Sono la figlia. Oh, la figlia! Quest'uomo possiede dei geni veramente eccellenti. Non avrete mica cenato, mi auguro. Cenetta thailandese offerta dalla ditta. Oh, dunque, la cucina è da questa parte, suppongo. Ah, insalata mista, perfetta. Come se sapeste cosa vi avrei portato. Le spiacerebbe dirmi chi diavolo è lei? Ah, che sbadato. Chiedo scusa, io la conosco, ma lei ovviamente non conosce me. Mi chiamo Edison Leach. Ma che cos'è un nome? Non può rivelarle quello che io faccio, vero? Io sono un ufologo e sono specializzato nei contatti. Quella bella giapponesina, la dottoressa dell'ospedale, mi ha contattato e mi ha parlato del suo caso. E poiché io mi occupo proprio di questo, ho immaginato che sarebbe stato lieto di incontrarmi. Beh, io sono qui e lei è qui. Io sono affamato come voi. Nessuno di noi ha cenato. E questa è una bella coincidenza, quindi mettiamoci a mangiare, che poi le vorrei dire alcune cosette che secondo me lei dovrebbe sapere. Cosa ne dice? Sì, vedi. Nessuno presta attenzione, eccetto quei pochi di noi in grado di capire. Ora lei è in grado di capire, dottore? Se mi chiede se credo ai dischi volanti, la risposta è assolutamente no. Beh, lei mi sembra un uomo intelligente e cambierà idea. Il fenomeno è conosciuto in tutto il mondo, sa? Io mi sono occupato di avvistamenti dal Senegal fino al Manitoba e posso dirle che tutti i contatti che sono avvenuti in Congo sono praticamente identici a tutti i contatti sui quali lei sta indagando qui. Io non sto indagando su nessun contatto. No? Allora vediamo. Piccoli omini grigi dai grandi occhi, cannule mediche, non le dice niente? Su 100 avvistamenti, 60 non vengono neppure denunciati, 25 non vengono nemmeno presi in considerazione, 10 considerati sciocchette da giornali scandalistici e i restanti 5 paradossale, incredibile, assolutamente non identificati e totalmente reali. Io mi occupo di contatti già da anni, cioè da molto prima che venissero di moda. Senta, io non sono venuto qui per cenare e farmi quattro risate. Noi dobbiamo aiutarci. Cosa intende dire? Lei deve sapere che io organizzo degli incontri a casa mia con alcuni dei contattati, una specie di terapia di gruppo, se vuole, e abbiamo un tremendo bisogno di un vero e proprio specialista, cioè di qualcuno che aiuti quelle persone e dia loro credibilità. Ma lei non vuole proprio capire, vero, Leach? Sappia che a me non interessano assolutamente gli UFO. Non amavo le fiabe quando ero piccolo. Sì, ma una delle sue pazienti è stata contattata, no, dottore? Lei può cercare le sue risposte nelle stelle, signor Leach. Io troverò le mie qui sulla Terra. Ma lo sai che io non vi capisco, voi cosiddetti uomini di scienza. Se capita qualcosa di eccitante, di estremamente importante, gli voltate le spalle solo perché non si adatta alla visione ridotta, tipo scatoletta che voi avete dell'universo. No, no, non si disturbi, trovo da solo la strada. Buonanotte, signorina.
Voi non siete scienziati, ma dei codardi! A me non dispiace. Mi diverte. Stai scherzando? La ringrazio molto. Diventato grande, non ti riconosco più. Su, dammi questo. Oh, Marin, come stai? Che bello rivederti. Com'è andato il volo? Gli hanno fatto vedere il film? Sì, zia, mi porterei a vedere i Dodger prima che torniamo a casa. Tu cosa ne dici, eh? Hai fame, tesoro? Ti andrebbe un panino con burro e marmellata e un bel bicchierone di latte. Vuoi un po' di tè freddo, Mary? Oh, molto volentieri. Hai sentito che caldo? Poi ci facciamo una nuotata. Non so come ci sono arrivata a quella tavola calda. Non mi ricordo assolutamente niente. Non è che avevi bevuto? No. Sono anni ormai che non bevo un goccio. Non avevo... No. È stato diverso lì. È stato molto diverso. Forse sto diventando pazza. Ah. Ti ricordi quando da piccole sentimmo alla radio che un tornado avrebbe vestito la contea vicina? Sì, me lo ricordo. Se c'era un alito di vetro e la casa scricchiolava, ti veniva una fifa. Già, com'ero spaventata. Continuavo a guardare fuori dalla finestra aspettando che arrivasse la nube con la proboscide. Ma tu non avevi per niente paura, ti ricordi? Sei stata tu a aiutarmi e lo sai, veramente. Mi aiutavi spesso quando eravamo bambine. Anche se io ero la più grande, ho sempre saputo che potevo contare sul tuo equilibrio. A me non sembra che fosse proprio così. E invece è la verità. Tu eri la più forte. E lo sei ancora. Ecco perché so che supererai tutto questo, qualunque cosa sia. Oh, Mary. Cosa? Ti sta sanguinando il naso. Guarda. Oh, un'altra volta. Senti, per tutto il resto non saprei, ma per questa emorragia devi farti visitare. Andiamo. Il dottore la riceverà subito. Va bene, grazie. Buongiorno, sono il dottor Racker. Buongiorno. Sì. Ho sentito che sta avendo qualche problema alla cavità nasale. Sì. Con emorragie periodiche? È così, sì. Mm. Si è già fatto visitare nella città dove abita? No, non da uno specialista. Prego. Allora, vediamo se riusciamo a capire qual è il problema. La prego. Ok. La prego, cerchi di stare ferma. Scusi. Mi spiace. Ok. Allora, vediamo, Mary. Non dovremmo metterci troppo tempo. Dottor Racker. Mi aveva detto di non aver subito interventi. Ed è così? Ne è proprio sicura? Sì. Sì, perché?
Perché queste due lastre dimostrano il contrario. Come? Vorrei sapere chi l'ha operata, è decisamente bravo. Mai visto niente di simile. Ma che dice? Le assicuro che non sono mai stata operata. Signora Wilkes, non può essere successo senza che lei se ne sia accorta. Le dispiace spiegarmi di cosa diavolo sta parlando? Di un'operazione di chirurgia nasale estremamente complessa. Lei è stata operata diverse volte. L'ultima operazione risale a meno di 6 mesi fa. Ray, oggi è il tuo giorno libero, giusto? Senti, credo che faresti bene a venire a prendere Leslie. Non si sente ancora bene. Sì. Sì, portala da un dottore, Ray. Non può andare avanti così. Bene. D'accordo. Ciao. Allora, d'accordo, ci vediamo fra 2 settimane. Va bene, grazie. Ho visto le sue analisi. C'è un brutto virus in circolazione. Febbre, brividi, anche un po' di vomito. La prego, non me lo ricordi. Ma lei non l'ha contratto. Congratulazioni. Spero per lei che sia una buona notizia. È incinta. Sono incinta? Come ne è sicura? Lo vuole vedere lei stessa? Sì. Tenga qui. Ascolti. Oh. Un cuoricino decisamente forte. Direi che porta in grembo un bimbo molto sano. Come si sente? Oh, un po' confusa. Voglio chiederle, l'immagine che ho visto sullo schermo non è la vera dimensione del bambino, vero? Sì, invece. Lei è entrata nel quarto mese ormai. Oh, no, no. C'è senz'altro un errore. Non c'è nessun errore. Lei partorirà la 2ª settimana di aprile. Ma io e lei non abbiamo... Ormai è da qualche tempo che noi abbiamo... Siamo sempre stati molto attenti e io non ho mai saltato un ciclo. Vede, con ogni probabilità si è trattato semplicemente di perdite. Non c'è niente per cui allarmarsi. Le controlleremo. Ma da questo momento lei mi deve promettere che si riguarderà in maniera particolare, d'accordo? Ok. Sì. Ma mi sembra incredibile. Ecco qua. Sembra buona. Lo sai... Sono imbarazzata per come ti prendi cura di me. Sono qui per questo, signora. È molto buona. Dopo aver divorziato, io non pensavo che avrei più permesso a un uomo di starmi ancora così vicino. E tu sei stato molto paziente. E di questo ti sono veramente grata, sai. Leslie, io penso che dovremmo sposarci. Avremo un bambino. E io ti amo. Prova a pensarci, ok? Sì. No! 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 Non avere
avvicinatevi, no! Mary! Mary, tesoro! Andate via! Mary, andate via! È soltanto un incubo! No! Ho saputo che stava ancora lavorando e ho pensato di chiamarla. È l'ora dei VIP. Sì, ho saputo. Si tratta della giornalista sportiva. Già. Qual è il problema? Ha portato qui la sorella poco fa. Aveva perso il controllo, era isterica, piangeva. Le ho iniettato subito 1 mg di Ativan. Come sta adesso? Beh, è ancora molto sconvolta. Sembra che abbia avuto un incubo che l'ha terrorizzata. Comunque, recentemente ha avuto dei problemi emotivi. Ora dov'è? Signorina Holland, signora Wilkes, questo è il dottor Chase. Piacere. Lieta di conoscerla, grazie per essere venuta. Non sapevo dove portarla a quest'ora di notte. Beh, io sono nell'atrio. Grazie. Allora, come si sente, signora Wilkes? Meglio. Bene. Perché non comincia raccontandomi il suo incubo? Ok. Io ero dentro a una grande casa vuota. E c'era anche un cane spaventoso. Il sedativo l'aiuterà. È da parecchio che non dorme. E questo ha aggravato il problema. È una cosa preoccupante. Ma non lo so ancora. Dopo la notte della tavola calda è stata da un ginecologo. Non so, non me l'ha detto. Lei lo crede possibile, pensa a uno stupro. Può essere stata prelevata da casa, violentata e lasciata sull'autostrada. Si spiegherebbe perché era a 30 miglia di distanza. Ma perché non se lo ricorderebbe? È un meccanismo di difesa. La mente non lo vuole accettare. Ma potremmo trovarci di fronte a un problema del tutto diverso. Pensa di visitarla ancora? Per quanto si ferma lei? Fino a sabato, riparte sabato. Senta, posso visitarla anche a casa mia? Me la porti domani sera dopo cena. Sì. Vedrò cosa riesco a fare. Ok, grazie, dottore. Forza, Timmy. Salve. Entrate. Ci scusi, ma non abbiamo trovato la babysitter. Oh, ma va benissimo. Dottor Chase, lui è il mio nipotino preferito, Timmy. Timmy, come va? Piacere di conoscere. Piacere. Accomodatevi. Come va, Mary? Bene. Brava. Prego. Ah, che bella casa. Grazie. Allora, devo trovare qualcosa da farti fare. Quale sport preferisci? Baseball. Non so perché, ma me lo immaginavo. Ecco, io credo di avere qualcosa che ti piacerà. Timmy, sei un ragazzo fortunato. Questo fa proprio per te. Allora, guardalo. Wow. È una bomba. È la miglior collezione al di qua del Mississippi. E l'ho fatta quando avevo la tua età. Lo terrà occupato per un bel po' di tempo. Questi sogni o visioni dove appare il cane? Sa, c'è stato davvero un cane. Veniva davanti alla casa quando ero piccola. Davanti alla mia finestra e stava lì a guardarmi. Ne ha fatto qualcosa? Insomma, ha mai cercato di morderla? No. No, vede, io ci ho pensato moltissimo. Ma forse non era veramente un cane. Che cosa vuol dire? Non lo so. Può darsi che fosse qualcos'altro. Qualcos'altro? Non lo so, io non lo so.
Lei può aiutarmi? C'è un modo per capire cosa mi sta capitando? Beh, se d'accordo, Mary, potremmo provare con l'ipnosi. Come vuole lei. Qualsiasi cosa, perché io devo scoprire quello che mi sta succedendo. Ascoltami, Mary. Adesso voglio che con la mente tu ritorni a quella notte del 3 settembre. Sei andata a letto molto presto. Stai dormendo profondamente. Stai dormendo molto, molto profondamente. Sei nel tuo letto. Molto, molto rilassata. C'è una luce blu fuori dalla mia finestra. Riesci a vedere l'orologio, Mary? Mm-hmm. E che ore sono? È mezzanotte e un quarto. Loro chi, Mary? Chi sono? Sono gli omini. Degli omini grigi. Ma vi prego, non fatemi andare ancora con loro. Stanno mettendo qualcosa nel naso. Oh, oh. Oh, oh, mi fa male. Fermatemi. Mary, senti la mia mano. Tu sei qui adesso, Mary. Tu sei qui adesso, Mary. Sei qui e sei al sicuro. Non sta succedendo ora. Mary, sei al sicuro con me. Tutto bene, Mary? Voglio che tu ti rilassi. Rilassati, Mary, sei al sicuro. È una cosa assolutamente incredibile. Mm-hmm. Lo so. Le loro storie sono quasi identiche. Anche nei dettagli più complessi e più strani. Devo sapere qualcosa di più su Mary. Ci possono essere altre somiglianze. Qualcosa nella storia della vostra famiglia. Che genere di storia? Beh, lei è la sorella maggiore. Potrebbe sapere qualcosa che Mary ha dimenticato o rimosso. Delle cose così tremende che una ragazzina rifiuta di trattenere nella sua memoria. Insomma, sta parlando di incesto, di abusi sessuali. So che non è facile parlare di queste cose. Non si è mai verificato niente del genere in famiglia, ne sono certa. Ma in quelle visioni, in quelle cose che ha visto... Ma lei continua a usare quella parola. Supponiamo che non siano visioni, invece. Cos'altro potrebbero essere? Perché non riesce ad accettare la possibilità che tutto questo sia vero? Lì quella è fantasia. Gli UFO, le navicelle spaziali, gli esseri alieni... vanno contro le leggi della fisica. Contro tutto quello che noi sappiamo. Sì, quello che noi sappiamo. E quello che invece non sappiamo. Quello che ora succede a mia sorella è successo anche a quella donna. E lei non riesce a spiegarlo. È questa la realtà. Musio. Uh-huh.
A vederlo qui non sembra uno forte come battitore. Il grande Sten l'ha chiamato. Oh, era un battitore davvero straordinario. Era un grande campione. Ecco qui due limonate. Grazie. Guarda che cosa mi ha dato. Oh, caspita, è una palla dei Dodgers. Da chi l'ha avuta? Da uno dei miei pazienti. Davvero? Abbiamo scoperto che l'ipnosi non neutralizza un lancio colpo. Lei finirà col viziarmelo. Perché quando a un bambino viene detto qualcosa di interessante salta su un grande che dice lei finirà col viziarmelo? Siamo qui per questo. Lì? Sì? Non trovo più la felpa di Timmy. Ah, oh, adesso vengo io. E voi non mettetevi nei guai. Cosa vuol dire non mettetevi nei guai? Oh, è una cosa che dicono le ragazze. Sì, è vero. Adoro queste figurine. Kwasuski, ehi, un grande battitore, sembrava un giocatore di football. Era grande e grosso. Che cosa c'è? Ehi, li hai fatti tu? Sì? Ehi, sono molto belli. Sono fantastici. Sei un vero artista. Chi sono questi? Sono i mostri. I mostri che vengono a casa mia. Ah. Vuoi dire nella fantasia? No, loro sono veri. Ma come sai che sono veri, Timmy? Tu li hai visti? No. Però certe volte li sento di notte, quando vengono dalla mamma. Ti va di parlarne? Ehi, Timmy, noi siamo amici. Possiamo parlare di tutto. Di notte ci sono sempre degli strani rumori nelle case quando il legno scricchiola. E i rumori che tu senti non sono di qualcuno che vuol fare del male alla mamma. Ascolta, Timmy, tu non devi più aver paura. Nella realtà non esistono i mostri. Quindi non possono farti male. Tu me lo giuri? Su quello che vuoi. Su quello che vuoi. Io non so come ringraziarlo. Non deve ringraziarmi. Ecco, mi sento una stupida, ma io non so quanto è il suo onorario, non so quanto... Senta, per adesso si prenda cura di suo figlio e stia meglio. Mi spiace di non aver trovato altre risposte, ma le prometto che ci penserò. Ha il mio numero, se ha bisogno di qualcosa mi chiami, grazie. Ok? Vi saluto. Arrivederci. Andiamo. Ed ecco qui il mio campione. Come stai? Ti è mancato il tuo papà? Ma quanto mi sei mancato tu. Ciao. Oh, cara, bentornata a casa. Ho parcheggiato qui la fuoriserie, va bene? Allora, sei andato a vedere i Dodgers? Senti, farei meglio stare ben coperto questa notte. Farà molto freddo. Già. Buonanotte, Timmy. Dormi bene. Va bene, buonanotte. Buonanotte, ci vediamo domani, eh? Devo lasciartela accesa? No, va bene, papà, spegnila pure. Thank you.
Joe. Svegliati, c'è qualcosa che non va, lo sento. Sembra peggio di quanto non stia, è solo un po' disidratato. Non sa che cosa possa essere stato. Oh, nei bambini il sangue dal naso non è poi così solito. Può essere semplicemente il cambiamento di clima e di attitudine per il viaggio. Non è che ha trovato qualcos'altro. Vuoi dire come a te? No, no, niente del genere. E si rimetterà presto. Coraggio, su, rilassati, domattina tornerà a casa. Ascolta. Niente più segreti ora. Adesso andiamo a casa e tu mi racconterai ogni cosa. Va bene. Tutto quanto? Ok, andiamo. Ah, io non capisco. Perché non me l'hai detto prima? Non volevo che tu pensassi che sono pazza. Ascolta, la prima cosa da fare è chiamare la polizia e raccontare tutto quanto fin dall'inizio. Ma non servirà a niente. Insomma, Mary, non ti capisco. Qualcuno viene qui, ti porta via da casa, ti fa Dio sa cosa e tu vieni a dirmi che la polizia non serve a niente. Io ti ripeto quel che ha detto lo psichiatra di Los Angeles. Mary, lo sai che ti amo. Lo sai molto bene. E sai che farei qualsiasi cosa per te, ma ti prego... Ti prego, non devi domandarmi di credere agli omini grigi. So che mi sta capitando qualcosa. So che sta succedendo anche a Timmy. E chiunque sia stato, so che tornerà di nuovo. Io questo lo so. Quello sarebbe il famoso strizza cervello. È venuto per aiutarci, Joe. Ehi. Oh, Mary. Ciao. Lei. La ringrazio. Come molto. Va? E questo è mio marito, Joe. Joe? Salve, è lieto di conoscerla. Come sta? Cosa verranno da lui? È solamente un bambino. Oh, tesoro. Io non ho mai visto un bambino comportarsi così, no, lasci, ci penso io. Insomma, non vuole parlare. So che sta bene, ma non vuole neanche alzarsi dal letto. Ehi, hey, Tim, guarda chi c'è. C'è il dottor Chase. Ehi, campione, come ti senti? È venuto da lontano assieme a zia Lee solo per vederti. Non lo saluti nemmeno. So che hai perso sangue dal naso l'altra notte. Come ti senti adesso? Qualcosa non va, Timmy?
Cosa c'è? Tu mi avevi detto che non erano veri. Di cosa parli? Lo sai di che cosa parlo? No, no, ho paura di non capirti. Perché non me lo dici? E invece è a lei che devi chiederlo. Sì, io ti chiamavo. Io continuavo a gridare, ma tu non sei venuto. Lo so che ero tentato, ma non riuscivo ad aprire. Loro mi hanno fatto male. Perché tu non li hai fermati? Mi hanno fatto male. Mi dispiace. Va bene, scusatemi tanto, ma io non me la bevo proprio questa storia relativa agli UFO. Oh, andiamo giù, come puoi dirlo? Sono state avvistate troppe luci strane in cielo per poter escludere questa cosa a priori. Come posso dirlo? Padre, mi dia una mano lei, per favore. Le spiace spiegare a questa graziosa signorina che Dio e gli alieni non possono andare d'accordo? Le dica anche che nelle sacre scritture non esiste nessun riferimento agli UFO, ai dischi volanti e a cose simili. È così, e so che anche lei non ci crede. Non ne sia così sicuro. Io credo che nel creato ci sia posto per un numero infinito di cose. Secondo me, più fantastico è l'universo e più è grande la gloria di Dio che l'ha creato. Non è d'accordo, dottor Chase? Oh, sono sicuro che l'universo è fantastico, padre. Ma sono anche sicuro che alla fine scopriremo che si tratta di un mistero semplicemente terrestre. Ah, finalmente. E allora come ti spieghi Mary e l'altra donna di Los Angeles? Quale altra donna? Io ho una paziente che sembra vivere un'esperienza simile. Oh, veramente? Beh, e lei che cosa dice? Ha visto gli uomini grigi? Ha visto i loro occhi? Preferirei non entrare troppo nei dettagli. Non vorrei che una di voi ne venisse influenzata. Dobbiamo lavorare ancora molto. Lo so. Ci sono molte cose che non ricordo. Un'altra seduta di ipnosi potrebbe aiutarla. Penso che potremmo farla domattina. No. Questa sera. Questa sera. Mi sono sentita così sola in tutto questo. Voglio che ora ci siate anche voi con me. Rilassati, Mary. Sei molto, molto rilassata. Stai per ricordare tutto quello che è accaduto. Vedrai tutto con chiarezza. Senza timore, senza ansia. Quando dirò tre, voglio che tu torni alla prima volta in cui hai visto quell'uomo. D'accordo? Uno, due, tre. Ma che caldo! Quanti anni hai, Mary? 7 e mezzo. Dove ti trovi? Sono nel giardino. Che stai facendo? Io e lì aiutiamo papà in giardino.
Cosa c'è, Mary? È successo qualcosa? Siamo dentro. Nella sala. Il bambino se n'è andato. E adesso due piccoli spettri stanno camminando con noi. Oh! Oh! Uno adesso si sta portando via lì. Oh! Oh, dove lo sta portando? Hai detto piccoli spettri. Di che colore sono? Grigi. Che c'è, Mary? Vedi qualcosa? Ci sono delle strane lettere. Così sembrano. Sulla parete. Devi osservarle attentamente. Perché dopo ti chiederò di disegnarle per me. Oh, è così freddo. Cosa è freddo? Il tavolo. Sei stata scelta come tua madre prima di te e tua sorella e tuo figlio. Ci incontreremo ancora molte volte. Ma mi fai male? No, Mary. Mary, va tutto bene. Non sei più là, sei qui. E nessuno ti farà male qui. Nessuno ti farà del male. Ora conterò fino a tre. E tu aprirai gli occhi e non avrai più nessuna paura. Uno. Due. Ti stai svegliando lentamente. Adesso sei sveglia. Tutto bene, Mary? Sì. Tu ti ricordi l'episodio del bambino? No. È stato quando mi hanno marchiato. Che cosa vuol dire marchiata? Mi hanno marchiata. Vedete? Da quanto ce l'ha? Fin da quando ero bambina. Questo ha condizionato tutta la mia vita. Ma che cosa mi avranno fatto? E cosa mi faranno? Sembrava non volesse più smettere di piovere. Sì, ha piovuto molto. Che cosa ne pensa adesso? Ecco, io non ci ho ancora capito niente. Senta, io so che lei è venuto qui per aiutare mia moglie, ma ecco, credo che anche a me serva un po' d'aiuto, sa? Vede, quella cosa che le ha detto, che lei è stata scelta come sua madre, è mio figlio. Se sono in grado di immobilizzare le persone, come hanno fatto con me quando hanno ferito Timmy,
Come posso proteggere la mia famiglia? Sei anche un artista. Ah, no. Ecco, mi diverto. È molto bello qui. Io continuo a pensare a ieri sera, Neil. Sono spaventata. Quella cicatrice che Mary ci ha mostrato. Ce l'ho anch'io, fin da quando ero piccola. Se mi è successo come a lei, beh, meno male che non ricordo. È una vera fortuna. Il disco era esattamente qui. Mi sembra di abbandonarli. Penso a quello che può succedere quando ce ne saremo andati. Abbiamo un po' di tempo. C'è una persona che vorrei vedere. Lei vuol sapere qualcosa circa quell'oggetto che l'ho trovato, cioè quella specie di piombino? Sì, esattamente. Beh, guardi, io ho visto molte cose strane nella mia carriera, gliela assicuro, però devo dire che quello che ho scoperto nel naso di Mary era, come dire, particolarmente insolito. Comunque, immagino che lei non l'abbia conservato. In effetti il primo impulso è stato quello di buttarlo via, non c'era motivo di conservarlo. Tuttavia dopo ho avuto come un ripensamento. E i ripensamenti sono spesso giusti, non le pare? Ho cominciato con test molto semplici, usando un microscopio a scansione elettronica per identificare la forma strutturale. Ho scoperto tre lobi minuscoli ma ben distinti fra loro. L'EDS rivela che è composto al 90% di carbonio e al 10% di ossigeno. È un polimero molto avanzato e ad alta conduzione, non ne ho mai visti di simili. Così ho voluto fare anche un test in coltura per vedere se è un catalizzatore per lo sviluppo di germi virali. Che cos'è? Sembra che questo nostro oggetto, in determinate circostanze, passi da uno stato inattivo a quello di mutazione fisica. È veramente straordinario. Lì è come se cercasse di mimetizzarsi col vetrino. Lei dice che il piombino può mutare in determinate circostanze. Quali sono? Si altera quando si trova in ambiente umido e precisamente quando il calore raggiunge i 37 gradi. A mio parere è quasi come se fosse stato progettato per attecchire dentro il corpo umano. Lei ne avrà ancora bisogno? E di cosa? Mi dispiace, ma non ne è rimasto niente. Poco dopo l'ultimo test che ho fatto, si è disintegrato davanti ai miei occhi. Doveva esserci una specie di congegno interno di autodistruzione, ingegnoso ed anche efficace.
non ne è rimasta traccia. Jean, ricordi cosa mi hai detto di questi? Che certa gente nel deserto te li aveva mostrati. Vuoi parlarmi di quelle persone? Io non posso farlo, dottore. Mi hanno detto che è meglio. Ok, e cosa mi dici del deserto? Di questo possiamo parlare? Sì, sì, io credo di poterle parlare del deserto. Ero là di guarnigione. New Mexico, nel 73. È successo qualcosa nel deserto? Non posso. Perché vuol tirare fuori questa storia? Non sopporto neanche di pensarci. Io so che hai voglia di parlarmene. E allora? Vuoi raccontarmi? Sa, dottore, di solito i malati di mente non sanno il momento in cui tutto è cominciato. Io lo so. Cominciò tutto una notte. Saranno state almeno le 3. Io stavo facendo il secondo turno di guardia all'entrata secondaria della base. Unità Holloman, passo. Unità Holloman. Unità Holloman, passo! È precipitato un velivolo. Ripeto, è precipitato un velivolo. Settore nord-ovest. Settore 41. Mi dirigo sul luogo dell'impatto, signore. Procedura Echo Delta Echo. Thank you.
Sì. Per favore, aiutami. Aspettate, questo è ancora vivo. Noi dobbiamo aiutarlo. Sì, certo. Presto. Tu vieni con noi, bisogna amico. Fare qualcosa subito. Muoviti. No, quello è ancora tu vivo. Tu adesso vieni via. Dobbiamo ce aiutarlo lo subito, signore. No, aiuto. Ma qualcuno deve aiutarlo, signore. Qualcuno deve aiutarlo. Portatelo subito via. Ha bisogno di cure. Lasciatemi andare, quello è ancora vivo. Avanti. Ha bisogno di Avanti. Aiuto. Ha bisogno di aiuto, signore. Muoviti, tu. Aspettate un momento. Dai. Io ho detto di aspettare, non volete aiutare. No, quello ha bisogno di aiuto. Non potete lasciarlo lì. Dovete fare qualcosa, aspettate. Mi stettero addosso per 3 giorni. Fino a che non firmai le loro carte che dicevano che avevo bevuto troppo. Poi mi riportarono in quel luogo. Però lì non c'era più niente. Più niente. E quel pezzo di metallo che tu avevi raccolto? Sai, quello con strani simboli? No. No, nessuno me ne ha parlato. Forse avevano ragione, forse ero davvero ubriaco. E forse sono anche pazzo. No. No, tu non sei pazzo, Jean. Questo l'ha fatto una donna nel Nebraska. Lei non ti ha mai conosciuto, non sa chi sei. E non ha mai visto i tuoi disegni. Ha visto questi simboli in un'astronave. Si accomodi, Neil. Si siede, dottore. Nessuna chiamata, per favore. Si sta lasciando coinvolgere da questioni discutibili, Neil. A cosa si riferisce esattamente, Stanley? Questo gruppetto di maniaci a cui si sta dedicando non si addice a un uomo della sua posizione. Io sto solo cercando di aiutarli. Sono sicuro delle sue buone intenzioni. Ma intanto la gente sta già cominciando a mormorare. E questo cosa diavolo vorrebbe dire? Chiacchiere. Chiacchiere. Sì, perché in un ambiente professionale, nel nostro ambiente, è estremamente imbarazzante per me che uno dei miei dottori si metta tanto in ridicolo. Deve lasciar perdere subito Neil, per il suo bene. Senta, vorrei dirle una cosa. Mi sto stancando di tutti questi improvvisi buoni consigli. In che veste me lo dice? Glielo dico soltanto come suo amico.
Le sto facendo un favore. Bene, si tenga i suoi favori, dottore. E non imbrogliamoci, noi non siamo amici. E va bene. Allora le ordino di porre fine a qualsiasi discussione su questi cosiddetti contatti, chiaro? Ha abbastanza da fare senza complicarsi le cose. So bene quali sono le mie responsabilità. Me lo auguro, Neil. E infine, c'è un'ultima cosa. Quel suo paziente, Jim Randall, è stato dimesso oggi. Non c'è altro, dottore. Ah, entrate. Leslie, come andiamo? Sei? Ah, ecco. Bene, vi ringrazio molto. Leslie, hai proprio un bel aspetto. Sul tuo viso c'è una luce meravigliosa. Com'è andata nel Kansas? Nebraska. Ma non sono la stessa cosa? Soltanto per i californiani. Salve, Lee Holland. La giornalista sportiva. Giusto. Oh, salve. Ecco, gli uomini sanno sempre chi sono io, le donne mai. Accomodatevi. Grazie. Già, dico sul serio. Leslie, sì? C'è una cosa che devi sapere. Nel Nebraska ho conosciuto una donna che ha avuto qualche incidente stranamente simile ai tuoi. E credo sia importante che tu sappia che non sei solo. Oh, dottor Chase, ho cambiato idea riguardo a quegli incidenti. Come? Sì, sì, io credo che lei avesse ragione fin dall'inizio, erano solo dei sogni. E comunque, adesso è tutto finito. Me lo sento. Ne sono sicura. Stiamo per sposarci. Oh, ma è magnifico, congratulazioni. Grazie. Mi è difficile spiegarlo, però questo bambino ha messo ordine nella mia vita. Mi ha fatta avvicinare a Ray. Proprio come se fosse un dono di Dio. La date fissata? No, non ancora. Però vogliamo farlo prima che nasca il bambino, altrimenti sarebbe imbarazzante. Ma non appena sapremo la data ve lo diremo, è promesso. Bene, allora bisogna brindare alla coppia felice e al bambino che sta per arrivare. Auguri. Grazie. Alla vostra. Ray. Salute.
Les. Leslie. Leslie? Leslie, sei qui? Oh. Oh, tesoro. Oh, mio Dio. Cosa è successo? Leslie. Dottor Chase, grazie di essere venuto. Susan Goodman. No, dottoressa. Come sta Leslie? Le hanno appena dato un sedativo e adesso sta riposando, però emotivamente è ancora molto sconvolta. E il bambino? Che è successo? Non lo sappiamo. Abbiamo trovato tutto. La placenta, il cordone ombelicale, la sacca embrionale. Ma il feto non l'abbiamo trovato. Io credo che abbia avuto un aborto spontaneo l'altra notte. Rifiuta di ricordare. Ha la memoria bloccata. Siamo nel suo campo, dottore. Il suo ragazzo è qui? Doveva andare in servizio. Ha detto che verrà qui appena libero. Comunque Leslie continua a chiedere di lei. Leslie, mi dispiace. Sono stati loro, dottor Chase. Sono stati loro. Hanno preso il mio bambino, se ne rende conto. Sono venuti dentro di me, si sono presi il mio bambino. No, questo non è giusto. Perché era mio. Oddio, come li odio. Io li odio. Ma guarda un po', un professore universitario. Non l'avrei mai pensato. Pensava che fossi un domatore di leoni? Beh, in base a quello che ho visto, ecco, pensavo un acrobata. Cosa insegna a proposito? Antropologia. Si iscrive al mio corso? Per la verità, io sono qui per restituire il favore. Cinese. Beh... è arduo definire che cosa sono. Tutti pensano agli extraterrestri perché li chiamiamo alieni. Ma chissà da dove vengono in realtà. Quello che so è che non hanno nessuna intenzione di atterrare sul prato della Casa Bianca oppure di apparire in TV. Ok, lasciamo perdere che cosa sono. Ma da dove vengono? Che cosa vogliono? Lo domandi a 100 esperti diversi e avrà 110 risposte. Esplorazione. Curiosità. Altruismo e chissà cos'altro, a lei la scelta. Venire da lei per delle risposte, dovrei farmi curare. Se cerca delle risposte, venga alla mia riunione domani sera. Incontri i veri esperti, i contattati. D'accordo. Ma ci sono due persone che voglio portare. Più siamo, meglio è. Sono contento che sia venuta. Sapevo di rivederla, però non così presto. Che cos'è stato che l'ha convinta? Diciamo che ho aperto gli occhi. Sono Dan Blatt, giocatore di golf. Per anni mi sono sforzato di cancellare tutti i momenti del contatto, ma adesso che ricordo, sono terrorizzato la maggior parte del tempo. So che torneranno ancora da me. Torneranno sempre. Io invece mi chiamo Ruth Kennedy. Sono una casalinga. E penso che non dobbiamo avere paura di loro. Ritengo che il timore iniziale dipenda esclusivamente da noi. La paura dell'ignoto è una caratteristica umana. Mi chiamo Margaret Assey e sono agente di cambio. Mi ritengo molto fortunata per essere stata scelta. E penso che siamo tutti molto fortunati. Speciali. Siamo stati scelti per un grande scopo e dovremmo essere molto fieri di portare questo marchio. Javier Perez.
Sono capomastro. Siamo cavie da laboratorio. Nient'altro. Siamo prototipi. Hanno manipolato la mia vita sin da quando ero ragazzino. Non mi hanno mai chiesto il permesso. Non mi hanno chiesto niente. Sapete cos'è più duro? È l'isolamento. È ridicolo. È lo scetticismo. Uno continua a chiedersi se diventerà pazzo. Mentre la gente è già convinta che sia impazzito. È vero. Ha ragione, è terribile. Quanti di voi erano bambini quando hanno avuto il primo contatto? Vedi, di solito è cominciato così per molti di noi. Ecco, ho chiesto a Leslie Ray di venire qui stasera perché ho pensato che soltanto le persone che sono qui avrebbero potuto capire quello che provano. Con noi puoi parlare, Leslie. Perché tutti noi abbiamo sofferto molto. Io li odio. Loro arrivano e si prendono tutto quello che vogliono. Anche quello che non gli appartiene. Si sono presi il mio bambino. Anche a me hanno preso il bambino. È successo anche a mia moglie. Ma lei si è presa la colpa. Niente di quello che le ho detto è servito. Non ho potuto fare niente. Deve esserci qualcosa da fare. Io posso almeno aiutarvi a superare il trauma della vostra esperienza inserendola nella vostra vita, in modo che non proviate questa sensazione di colpa e di paura. Sì, ma come possiamo impedire che succeda ancora? In che modo possiamo impedirlo? Scusami, ti posso domandare? Ah. Tu sei Margaret? Sì, sì. Piacere. Margaret. Ray Roach. Sì. Lieta di anch'io. Conoscerti. Senti, vorrei mandarti. Se volete telefonarmi, questo è il mio numero. Grazie. Mi sento più tranquillo per Ray e Leslie. Questo gruppo li aiuterà molto. Sono contento che tu abbia cambiato idea. Hanno bisogno di te. E io sarò qui tutti i giovedì sera. Ho saputo che parlerai alla conferenza dell'SPA di domani. Ma come fai a saperlo? Uno dei miei colleghi dell'università è stato invitato. Puoi dirmi di che cosa parlerai? Posso dirti di cosa vorrei parlare? Perché non lo fai? Saresti un precursore, Neil. Nessuno nella tua posizione ha mai avuto il coraggio di parlarne. Questa è un'occasione unica. Sì, quelli che parlano di nuove idee vengono definiti cialtroni o anche peggio. Però un bel giorno, quando il mondo si adegua, diventano lungimiranti. Pensate un po' su. Buonanotte. Buonanotte. Il nostro ultimo oratore di stasera è una persona con cui ho stretti rapporti. È un collega molto stimato che lavora al nostro centro medico da 2 anni. Ed è anche un caro amico. Quello che ha scritto sulla sindrome da stress post-traumatico è una lettura doverosa per la nostra categoria. Il suo argomento di questa sera: che conseguenze possono avere in età adulta eventuali traumi sessuali infantili. Do il benvenuto al dottor Neil Chase. Grazie, grazie mille. Vi ringrazio, sono molto lieto di essere qui stasera e vedere tante facce familiari. Signore e signori, l'atteggiamento dell'adulto che nell'infanzia ha subito violenze sessuali è quello di seppellirne il ricordo nel proprio inconscio. E perciò il paziente negherà decisamente quello che è successo. La ipnosi regressiva è sovente uno strumento
utile per cercare di scoprire un trauma sepolto. Tuttavia, lo stress post-traumatico legato a questi eventi può manifestarsi in vari modi. Che cosa succede? Signore e signori, io vi chiedo di scusarmi, ma voglio cambiare argomento e parlare di qualcosa in cui sono stato coinvolto recentemente. Ecco, ho qualche difficoltà a parlarvene. Già. E il fatto è che non trovo un modo che non sembri una richiesta implicita di consenso da parte mia. Tutto è cominciato una notte, non molto tempo fa, quando un mio collega mi chiese di fargli un favore, accettando una nuova paziente. Lei venne da me dicendo: questi pazienti non possono essere dimessi, non possono venire inseriti a forza nelle nostre abituali tipologie psichiatriche. Il loro problema è unico e impegnativo e hanno bisogno del nostro aiuto. Io vi chiedo di essere flessibili. Non dovete aver paura di credere. Sarà l'evoluzione più significativa di tutta la storia dell'uomo. Ma se sta succedendo una cosa simile, perché non ne abbiamo mai sentito parlare? Che ruolo ha il governo in tutto questo? E gli scienziati? Vuol dire che di tutto questo loro non ne sono al corrente? Lo sanno benissimo. No, può credermi, lo sanno benissimo. Faccia qualche ricerca. Esistono delle prove di avvistamenti fatti coi radar. E come mai li hanno tenuti segreti? Non lo so, ma ho qualche idea in proposito. E poi cosa vogliono? No, mi dispiace, ma non ho sentito nessuna spiegazione per quello che ha affermato lei stasera. Ma certo. È così, certo. Che non esiste nessuna spiegazione. Certo. Oh, andiamo. Sono specializzato in psichiatria da oltre 20 anni. E la mia preparazione, il mio istinto, la mia esperienza professionale mi hanno spronato alla ricerca di una spiegazione psicologica accettabile di quanto avevo saputo. Il mio più grande timore era di non trovarne. E così è stato. Ma, signore e signori, io non posso negare quello che ho visto. Le cose che accadono sono reali. Lei ha commesso un suicidio professionale, se ne rende conto? Nessuno la prenderà mai più sul serio. Il suo nome verrà sempre associato allo spettacolo risibile e assurdo che ha voluto darci ieri sera. Dove vuole arrivare, dottore? Ieri lei ha messo in ridicolo il buon nome del nostro ospedale e anche la mia professionalità. Non appena avrò i documenti, presenterò ricorso alla commissione per... Non si preoccupi, io mi dimetto. E me ne vado con molto piacere. Sono il dottor Neil Chase. Sì, signore, mi segua, prego. Sono il generale Hanley. Grazie per essere venuto. Piacere. Posso offrirle un drink? No, la ringrazio. Va bene, Maurice. Vuole chiudere la porta quando esce? Si accomodi, prego. Bene, dottore. Ho letto l'intera trascrizione del suo recente intervento alla nostra associazione psichiatrica. So che ha fatto una grande sensazione. Vede, noi non siamo per niente infastiditi da tutte le storie strampalate intorno ai dischi volanti, che ottengono dei titoloni sui giornali poco seri. Anzi, in realtà tendiamo ad incoraggiarle. Ma quando una persona come lei si lascia coinvolgere, allora ci preoccupiamo. E per quale motivo? Per le sue credenziali, dottore. Per la sua posizione nell'ambiente psichiatrico. Dette da lei, queste diventano cose che non possono essere facilmente screditate. E perché vorresti screditarle? Ora le racconto una storia. È del tutto ipotetica, ovviamente. Supponiamo che diversi anni fa sia stato formato un gruppo per indagare su un certo
preoccupante fenomeno. E poi supponiamo che tutti i brillanti componenti di questo gruppo avessero l'incarico di trovare delle risposte a questo fenomeno, con l'ordine di tenere la bocca chiusa finché non avessero trovato tali risposte. E lei è fra i componenti, generale? La maggior parte di loro è morta ormai. Vede, è successo tanto tempo fa. Il problema è stato che i componenti di quel gruppo non trovarono una risposta. Oh, sapevano benissimo che c'era qualche cosa di strano, su questo non c'è dubbio. Qualcosa di veramente straordinario. Ma riguardo a chi, perché, cosa, dove, come... Beh, fecero fiasco. Fecero davvero fiasco. Le va un sigaro, dottore? No, grazie. Perciò, il presidente che aveva formato questo gruppo prese la decisione di non rivelarne l'esistenza. Gli dette la denominazione di Progetto Buio. Irrintracciabile, inesplicabile sia per il Congresso che per le future amministrazioni. E può darsi che un certo giorno la risposta venga finalmente trovata. E allora il capo del gruppo si presenterà nell'ufficio ovale per informare il presidente. Ma io non so se questo giorno verrà. È molto interessante questa storia, generale. Ma nessun gruppo, nessun governo, nessuna personalità, nemmeno il presidente, ha il diritto di assumersi una responsabilità del genere. E va bene. Va bene, dottore. Allora ammettiamo, per il piacere della discussione, che stia succedendo ancora qualcosa là fuori. Lei cosa vorrebbe che facessimo? Secondo lei, il presidente degli Stati Uniti dovrebbe presentarsi in televisione e dire: cittadini americani, abbiamo trovato le prove dell'esistenza di una cultura superiore. Loro vengono da... Dio solo sa dove. Magari da un'altra galassia. Forse vengono da un'altra dimensione che a noi è sconosciuta. E stanno contattando gli abitanti della Terra sempre più frequentemente. Si servono di noi per fare esperimenti. Stanno prelevando campioni di ovuli e anche di sperma. Anzi, sono riusciti a ingravidare delle donne e successivamente hanno violato il loro corpo un'altra volta per asportare i feti che avevano concepito. Per dei motivi che noi possiamo solo immaginare. Il nostro mondo, mio caro dottore, è edificato sulle fondamenta del mutuo trentennale. Io e lei possiamo chiudere gli occhi e dormire tranquilli tutta la notte, perché siamo sicuri che il mondo che noi conosciamo sarà qui anche domani, e dopodomani, e anche fra una settimana. Quindi le ripeto, dottore, fino a quando noi non sapremo con che cosa abbiamo a che fare, e fino a quando non avremo delle risposte sicure, la politica del governo rimarrà la stessa. Non esiste niente là fuori. È soltanto fantascienza. Questo è il territorio di un piccolo gruppo di fanatici e di maniaci. Perché ha voluto incontrarmi, generale? Vorremmo che lei si unisse a noi per aiutarci a trovare delle risposte. Ci servono persone come lei nel nostro gruppo. Ascolti, dottore. Saremmo disposti a farle delle proposte interessanti, mi creda. E se entrerà a far parte del gruppo, le mostreremo delle cose talmente sbalorditive che lei nemmeno può immaginare. Significherebbe attenersi alla vostra linea? Significherebbe questo. Mi dispiace, generale. Non posso aiutarvi. Adesso, se non c'è altro da dire... Si sta comportando da sciocco, dottore. Può darsi. Però è quello che mi sento di fare. Grazie, generale. Dottor Chase. Devo avvisarla che presto lei sarà un uomo molto solo. Ma penso che l'abbia già capito, vero? No, basta così, grazie.
Mi ha telefonato Mary ieri sera. Mi ha chiesto di andare da loro per il ringraziamento. Ah, sì? È successo qualcosa? Non lo so. Mi ha detto che le cose vanno meglio, ma io non so se crederle. Vuoi che andiamo? Sì, certo. Cosa pensi? Pensavo che se non avessi portato Mary da te, tutto questo... Tu ancora non riesci a capire, vero? Sono felice che tu sia venuta. Manny, lei la tua reputazione. Al diavolo la mia reputazione. Wow! Ehi, questa era davvero molto veloce. Stringi la palla sulla cucitura o no? Beh, non sempre. Ah, la prossima volta metti due dita sulla cucitura e dai movimento alla palla, d'accordo? Forza, prova ancora, Timmy, lancia! Wow! Questa era fantastica! Oh, Mary, deve essere squisito. E allora lo ami? Cosa? Beh, lui è innamorato di te, è chiaro come il sole. Sì, mi piace molto, ma siamo d'accordo di non correre. Oh, è giusto. Ok, ragazzi, è pronto? Oh, signore, noi ti ringraziamo oggi per la nostra famiglia, gli amici e questo buon pasto. E, signore, ti prego, veglia sempre sulla mia famiglia. Proteggila e tienila lontana da ogni male. Perché noi confidiamo in te, Signore. Amen. 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 Bene, allora io mi sono già servito. Ma vorrei partecipare anch'io. Come vanno le cose, Joe? Oh, non lo so, Neil. Direi tutto bene. Non è successo più niente? No, dopo che ve ne siete andati, no. Ho tenuto gli occhi aperti e ho anche passato la notte in piedi qualche volta. E voglio dirti una cosa. Se decidessero di tornare, adesso sarei pronto ad accoglierli. Di giorno o di notte, non importa. Se pensano di infastidire ancora la mia famiglia, dovranno vedersela con me. Jolie mi ha detto che Mary ha avuto un aborto più o meno 4 anni fa. Già, sì, è così. Com'è stato? Beh, sai, non è molto facile parlarne. Eravamo quasi sul punto di lasciarci. Saprai che Mary aveva problemi di alcolismo? Sì. Già, è così. Io ero via per una delle mie gare quando lei ha abortito. Il dottor Holton ha pensato che avesse bevuto e... Io non lo so, forse è caduta, immagino. Comunque ha perso il bambino e da allora lei ha smesso di bere. Bene, eccoci qui. Ha nevicato un po' la settimana scorsa. Però qui la neve si è sciolta subito.
venuto il momento che tu capisca. Sono quelli del mondo di mezzo, non del vostro mondo o del nostro mondo, ma di quello di mezzo. Lei è mia figlia. Non è così? Oh. È una bambina bellissima. Sembra davvero un angioletto. Voglio toccarla. Perché ha paura di me? Deve andarsene adesso. Perché? No, perché? Oh, vi prego, io voglio abbracciarla solo per un momento. Devo farlo. Devo, è mia figlia. Del male, capisci? Oh. Io sono tua madre. Ti voglio bene. Sono tua madre e ti voglio bene. Oh, ti voglio bene. Vivere, sopravvivere nel vostro mondo. Oh, oh no! È ora che tu torni adesso. Potrò rivederla qualche volta.
Sì. Che brava cuoca. Grazie. Queste patate sono ottime. Grazie. Timmy, ci vuole un toast più grande per quella marmellata. Tim, lo sai cos'è quella cosa bianca che c'è vicino al tuo gomito? Il tovagliolo. Appunto. Oh, ciao, dormigliona. Pensavo che dormissi tutta la mattina. Qualcosa che non va, Mary? Mi è successa una cosa questa notte. Timmy, vai in camera tua. No, voglio che senta anche lui. Voglio che sentiate tutti. Perché questa volta pensi di ricordare tutto senza l'ipnosi? Ecco, io... credo che stavolta loro volessero che io ricordassi. Volevano che fossi in grado di parlarvene. E sapete, quando mi ha tenuto per le mani e mi ha guardata poco prima che tornassi indietro, ecco, quando ho fatto questo io ho sentito qualcosa come un'esplosione di emozioni. Delle emozioni molto intense che ho sentito profondamente. Era come... sì, forse è come se lei stesse cercando di far capire i suoi sentimenti. È come per dirmi che si sentiva in molti modi solitaria. Triste anche. Ma anche felice. Felice e soddisfatta. Questo voleva farmi capire. E che forse io le mancherò un po', come del resto mancherà a me. Le cose che stanno facendo non sono cattive. Ne sono certa. E immagino sia questo che lei voleva farmi capire. Sono convinta che loro ci stanno usando per qualche obiettivo superiore. Non so che obiettivo sia, ma sono certa che è una cosa buona. Ne sono sicura. E prima non avevo mai pensato così. Lo so bene. E poi so anche un'altra cosa. Qual è? So che è finita. Almeno per adesso. Oh, prendi quella strada, vorrei farti vedere una cosa. Adesso? Ma sì, abbiamo un sacco di tempo, l'aereo parte fra 2 ore. Che cos'è questo posto? È dove si veniva a sbacciucchiarsi. Oh, allora anche tu. Ma cosa pensi? È là in alto da qualche parte. La figlia di Mary. Mia nipote.
e anche gli altri bambini. Perché mai li avranno creati? Per cominciare un nuovo mondo. È possibile. O per salvare un mondo antico. Thank you.